parla più, perché qua ha un senso. Questa forse è l'unica sede non politica della piazza, e quindi per fare un discorso del genere non bisogna avere parocchi, bisogna guardare in avanti, è molto attorno a noi. Io abbiamo iniziato questo discorso perché ci siamo resi conto che intorno a noi nel paese c'è molto malcontento. Vediamo che comunque le persone si sentono trattate male da questa politica che negli ultimi anni ha governato male il nostro paese. E nell'ultimo periodo abbiamo visto che comunque tante forze politiche non sono riuscite a fare una coesione, perché ci sono state molte verità personali, molti paletti che hanno rotto magari una coalizione che magari voleva le stesse cose, aveva le stesse idee, ma che magari per colpa di un personaggio, per colpa di un altro, ha rotto tutto, quindi ha mandato quindi a mare, diciamo a mare, un buon futuro per Vicignano. Diciamo che io qui rappresento l'associazione Noi Giovani, e noi l'associazione Giovani abbiamo sempre detto che non ci interessava la politica che andava a guardare i voti e che si andava a interessare a una coalizione, però pensiamo che noi forse possiamo essere i personaggi che possono iniziare un discorso del genere, non perché pensiamo di essere migliori di altri, ma soltanto perché magari noi non abbiamo proprietà personali, e quindi questa sera iniziamo il nostro interesse è quello di andare a trovare un discorso che abbia al centro i giovani e il nostro futuro. Quindi io penso che ci sono le possibilità per sederci tutti intorno a un tavolo, oppure sederci tutti intorno a un tavolo, magari questo tavolo non ci possa, cioè, non possiamo anche non esserci noi, e andare a discutere sulle problematiche, e quindi andare a fare una sintesi per una buona coalizione, perché comunque ci siamo tutti resi conto che decidiamo se tante forze vengono a andare, si stanno a rompere. Molti pensano che vecchi popoteri ritornano sul comune, e questo penso che è quello che tutti noi non vogliamo. Quindi io stasera non mi illudo che magari ci può essere un'allusione a tutte le persone che sono qui, perché sono tanti personaggi che appartengono a tanti circoli, però magari si può iniziare soprattutto ad andare a creare un punto di incontro almeno fra i giovani qui presenti. E non dico che dobbiamo fare una lista di tutti i giovani, ma possiamo formare un gruppo per poi andare a ritrattare un'altra volta con tutte le forze politiche. Quindi andare a ritrattare magari con Libera, col PD, con Unite per Vicignano, e magari cercare di fare un discorso tutti quanti insieme. Io penso che è difficile, ma non impossibile. Ora, noi questi giorni, da quando diciamo che Gianni Mamè si è distaccato un po' dalla posizione che li vedeva qui alquanto vicini alla vecchia maggioranza, abbiamo iniziato un discorso del genere. Parlando di quei giorni, prima dell'incontro, abbiamo visto che comunque tra di noi ci può essere una sintesi, perché entrambi vogliamo il cambiamento, entrambi vogliamo una coalizione che faccia della trasparenza e della legalità i principi cardini, e quindi non vedo perché questo discorso non può essere esteso a tutti quanti voi. Io ora passo la parola a Andri o a Gianluca, che spiegano un po' la propria posizione in questi ultimi giorni e cosa vogliono, come vogliono improntare la loro, cioè, una futura lista, e poi magari se qualcun altro vuole intervenire con quelle domande. Se qualcuno non intervista, questa non la andiamo a parlare tu. Sì, innanzitutto buonasera, io rappresento i Vicignani di Movimento, come già tutti diciamo, conoscete. La parola che si ripete in questa circostanza, giovani, è fondamentale, però non voglio dare il peso sul fatto di giovani come inteso comunità, nel senso che noi ci siamo affrontati in un gruppo di giovani, se parliamo di giovani, se faccio un breve riepilogo della mia personale
esistenza degli ultimi tempi, da quando si poteva commentare su per loro su Puglia, un traghetto, dove qualcuno mi istigava a dire guarda che ci siamo in giro, sono morti, non c'è possibilità più di dicere, cioè, dava proprio un netto dissenso, diciamo, negli anni 50, per me non lo vedo così, ci sono, bisogna una marea, bisogna solo dargli possibilità, dargli spazio. Ovviamente se adesso con l'avvento che c'è stato, con il commissariamento che c'è stato, si prospetta che molti potrebbero ancora ricandidarsi, nonostante tutto quello che è successo, i giovani a volte si sono un pochino spaventati perché ci sono dei muri invariabili, quindi non viene neanche il merito in questa realtà. E quindi noi abbiamo fatto, la prima cosa abbiamo stabilito, no, da adesso, che per noi dei 17 milioni di prelati, 5 dall'estero, dalla magistratura, sarebbe meglio proprio eliminarla dalla nostra popolazione politica che abbiamo, noi che diciamo. E quindi abbiamo proprio deciso di estirpare, non ci interessa, ripartiamo da zero, ci sono un giro verso un vicinato, non bisogna cercare 17 persone. Questo, vabbè, l'ho deciso, è fondamentale. Abbiamo parlato di paletti, non abbiamo visto proprio dei paletti. Noi un conto solo che abbiamo ufficiale con il gruppo di Vicignano, abbiamo semplicemente indicato che se dobbiamo parlare di rinnovamento, quindi non parliamo di età, di rinnovamento, il rinnovamento va visto semplicemente dal primo cittadino. Questo è stato ovviamente il passo, una forza pura, perché nella prima del dottor Moretti, come fosse stata una cosa di dire tu, ma io praticamente tu non rappresenti un uomo in quanto hai avuto 30 anni di esperienza politica, di cui 3 volte l'hai eletto a sindaco, potrebbe bastare. La tua esperienza è fondamentale per qualsiasi coalizione che potrebbe esistere vicinano, è fondamentale, è principale, ma potresti tranquillamente dare appoggio a un nuovo, cioè a una nuova persona che rappresenta il sindaco. Ecco, tu oggi si potrebbe fare in direzione. Questo non lo so se va tutto in modo, perché adesso non ho ancora questo tipo di essere. Non si sta ancora con l'esplorare, non lo so, però è stata appoggiata da me vicino a in questo momento. Ovviamente il discorso che si è fatto poi con, perché il punto di valore è stato con 3 gruppi giapponesi, quindi una persona di mi dispiace dagli assenti, no? Mi ha chiesto che è stata la nostra posizione, quindi posso parlare veramente, per il signor Di Ronza, essendo, come dicevo prima, le 17 candidate, per noi sono comunque per essere candidabili, ne abbiamo detto sempre della fare un passo indietro, e anche lui in questo caso dare spazio ai giovani che poi con lui facendo parte su lui, quindi non è questa. La situazione attuale si è grave in questa stanza stasera è comunque ha una forte impatto sul Quirinale, perché comunque poi si è velata quella cosa di cui rispondevo tempo fa su Puglia, dove i giovani esistono, e voi che siete la netta dimostrazione, voi, perché la stragrande maggioranza, tranne alcuni di voi che ha superato, cioè, sta già negli anta, insomma voi state ancora in condizione di potervi puramente chiamare di giovani. Questo ovviamente fa piacere ed è proprio la dimostrazione che adesso qualcosa si può fare di diverso, perché prima si approcciava molto sulla netta esperienza dei classici vecchi comuni e quindi si dava l'impressione che solo loro potevano fare delle cose. L'Italia intera ha avuto dimostrazioni, ci sono sindaci adesso con 23 anni di età in Italia, è una dimostrazione che non è detto che non deve essere forza esperta, bastante con professionalità, dietro, insomma, no? Poi l'esperienza è che sì, ma il fatto che uno non possa fare il primo cittadino solo perché ci vuole, penso che non sia una cosa evitata di tutto questo. Lui non ce l'ho. No, ho detto il fatto che uno sia giovane, come meno giovane, e questo lo stato panza, infatti chi è troppo giovane non può fare, non prima che si dà la terra. Nessuno l'ha detto mai questo, nessuno ha mai detto questo. No, si parla di nessuno ha mai detto che uno è troppo giovane per fare così, oppure è troppo vecchio per non fare. Secondo me si è... No, non so, si non so se si qualcuno ha detto questo, perché è nell'impressione generale, prima l'ha portata, nel suo paese, la figura esperta,
non è che qualcuno mi abbia detto, se non dovrebbe riprendere la cosa vostra. Allora, la cosa principale è che i giovani oggi stanno vedendo un passo in più rispetto al passato per avvicinarsi alla politica, addirittura per entrarci proprio in comune. E se io ritengo sia la cosa vostra. Ciò non toglie, mi ripeto, non parlo di giovani solo di età. Il rinnovamento, che si è discusso molto in questo momento, in questi video, del rinnovamento di cui noi in qualche modo abbiamo esposto diverse occasioni, il rinnovamento è il nuovo, quindi non l'età. Che ci siano dei giovani per me, anzi è ancora più possibile, però non è che uno deve avere la 20 che stare a casa, no? Noi abbiamo solo la trivalente più di là che hanno linea di vita ancora attuale, poi abbiamo giunge ma comunque non veramente nessuno. E siamo pronti per coalizzarci con chiunque non abbia di questi paletti. L'unico azzardo che mi sono dato è quello di Moretti, ma solo per chi ha fatto credere ci sia la signora, non perché, perché no, assolutamente Moretti è una figura. Scusami, è rivolto solo a Moretti, ma gli altri che non sono stati inglobati con le... Al gruppo che ha lui dice puoi fare un passo indietro nella figura del tuo cittadino e quindi donare la tua esperienza insomma a chi veresti vuole del paese. E ovviamente la risposta è stata fatto una giornata sbagliata. Questo è il mio bisogna giudicare, non perché ha fatto tre volte sì, bisogna giudicare come ha fatto, perché se non ha fatto così, è meglio l'esperienza sua come tu, se non l'ha fatto bene sì. L'esperienza non ci serve. Allora, come questo se lo vuoi perché pensavo che avevamo discusso un progetto, non è che avevamo giudicato. Il progetto è presentato un progetto, è stato con questo esempio, se no non veniva da sintesi. Io penso che se era il momento quello che ci manda la voce. E mi ricordo siamo sondati. Ecco, per cercare di fare veramente una cosa che potrebbe dover avvicinare in un certo modo, in modo molto più. Visto che ci sono tutte le forze che vogliono lo stesso obiettivo, di andare a governare in modo trasparente. Dipende se sarà il momento di chiudere le file sotto l'aspetto delle alleanze, non sotto l'aspetto delle candidature. Che poi ognuno c'è il programma che più o meno c'ha poche sfumature, secondo questi distinguono poche sfumature, qui sarebbe opportuno di abbattere questo numero di timore politico che abbiamo verso gli altri, di metterci d'accordo tutti quanti insieme definitivamente di tutta questa benedetta politica nuova, seria, importante, dopo che stringe su lì. Abbiamo avuto modo di dimostrare che di trasparenza ne abbiamo. Ma non è rivolto a te, è rivolto in generale. Ma te la partite in tutto il timore, secondo me, che è importante. Il dottore Antimo dovrebbe pensare, diciamo che si deve parlare di anche di nomi, no? Cioè, secondo me noi ci siamo dimostrati essere presenti in tutte le posizioni, già da tempo. Abbiamo parlato anche di chi potrebbe essere il nostro candidato a sindaco, di chi siamo magari disponibili a andare. Non vedo che forse sta, però non riesce per fare un punto. Perché c'è un rispetto. Poi avanti intorno al 28 di settembre. Quando si fa una cosa di questo, si decide il capolista. È una forza politica, democrazia all'interno del partito e non solo rispetto per gli avversari o per i futuri concorrenti. Invece non è uso questo rispetto. Comunisti è basso. Sapete cosa si sta dicendo? Allora, la rete noi è stata fondamentale in questo circuito, abbiamo iniziato da un anno e mezzo in questa parte. Da noi in 5 Stelle poi siamo a stimpare, abbiamo detto tutta la rete, sicuramente c'è il nostro programma da un anno, da 5 anni a questa parte, e ci dedichiamo e anche un po' di incontro perché mi lavo e l'abbiamo studiato da tempo. Cioè, qua, non è... Ma se sei stato a parlare di 5 anni, su di chi?
sopportato il progetto, qui sono solamente le nostre intenzioni, i nostri. Poi ovviamente molti passaggi, come hai detto, sono condivisibili dalla stragrande maggioranza delle persone che stanno qua. Questo vuol dire, alla fine si deve raggiungere un obiettivo comune, o se andava nella storia di una storia di una. Noi sì, io sono volevo dare a voi. Allora, per prima cosa io ringrazio già per chi organizza questi incontri, che sono sempre incontri così positivi e vanno di parlare. Mai come in questo momento io vedo così una partecipazione diciamo, di molti giovani a questa campagna elettorale. E questo ci deve entusiasmare. Ma quello che input diciamo ai giovani di segnale è un po' l'assenza diciamo, in cui non c'è la febbre elettorale, ma questa non è una colpa ma è un sprono diciamo, a essere un po' più continuativo, no? Nell'impegno politico diciamo. E non deve essere solo un momento occasionale e temporale, ma deve essere imperniale, così anche dei contenuti. Cioè io, a parte saluto il mio partito così ringrazio, ripeto, diciamo, che organizzo questi incontri che vanno più verso l'aggregazione che la considerazione del tessuto politico. Cioè, quello che diciamo, io non vedo in questa campagna elettorale che già si è aperta da alcuni giorni sono i contenuti, se mi consentite. Cioè io vedo una campagna elettorale troppa così appiattita, no? Sulle candidature, sulla sentenza del tribunale che deve uscire, è riduttiva così. Cioè, voglio dire, ciò dimostra cioè, il fallimento del quadro politico e allo stesso tempo però c'è l'entusiasmo di riprendere così un discorso. E quindi, diceva Massimo Roisi, io parto da tre cose, perché io sento dire, no, qua ci sta niente, qua non c'è niente. Discorsi distruttivi. Diceva Massimo Presidente tre cose e poi ti partire da queste tre cose. Allora, cosa ci sta? Allora, ai giovani io dico, facciamo cioè, uno sguardo di tutti. Gli innovatori non escono oggi, ma sono nati ieri. E purtroppo non hanno avuto la possibilità, una questione che non voglio discutere in questa sede, per attuare le loro idee. Poi ci stanno i giovani che vogliono attuare. Allora questi stereotipi, no, questi preconcetti bisogna abbattere. Concordo con Berto, perché nel suo primo intervento viene sembrato che sono stati a dare sul vecchio preconcetto che secondo me sono distruttivi alla politica, cioè questo spartiacque, giovane e vecchio, non esiste. Esistono le idee lungimiranti, la politica intelligente e non vuol dire la politica credibile, la politica che non realizza niente. Allora, come facciamo noi a capire dove sta il nuovo e dove sta il vecchio? Attraverso cioè, gli interventi sull'iniziativa. Allora, secondo me che ci è mancato in questi due anni, no? È proprio questo punto di iniziativa sulle problematiche che noi dovevamo avere la possibilità di far esprimere anche i giovani, no? E per dire, cioè io, se sento il suo intervento, sento il tuo intervento, sento diciamo, gli altri amici, diciamo, no? Anche di vecchia conoscenza, che posso fare un'idea, se con quella persona, posso andarci d'accordo nel proseguo nell'attuazione di alcuni programmi politici, oppure ci può essere un po' di sbarramento diciamo, durante il corso dei lavori. Cioè queste sono i pilastri. Allora le tre condizioni, no, noi le dobbiamo costruire. C'è un altro stereotipo, cioè, che oggi sta dominando la scena politica, è questo fatto della sentenza. Cioè, nessuno più di me no, dovrebbe sparare addosso a qualcuno per il male che io personalmente, forse anche in certi momenti la mia parte politica ha subito male politicamente parlata, no? Ma io dico sono garantista, dobbiamo rispettare i valori costituzionali. Allora, due sono le cose, diciamo un accordo con il partito, allora che la sentenza non va di tabella, il partito non lo deve validare, anche se impugna con la decisione. Se poi quella persona si stacca dalla partita, no? E in punto con la decisione, e se vuole candidare è una scelta personale. E c'è la sentenza della candidabilità, ma no. Il partito politicamente fa la seconda persona, ma politicamente
lo può candidare o non lo può candidare. Il resto, cioè io non vedo di che cosa dobbiamo discutere per fare crociata, no? Per sparare addosso. Secondo me questo è superato. E allora, mettiamo un po' da parte, anche se parte della sentenza, questa è una conseguenza, non è una causa, che non siamo pensati. Direi, il mio contributo è aiutare i giovani affinché si gettino le basi per fondare le precondizioni e i principi ispiratori, no? Di una nuova politica avvicinale in cui ci sia, così delle, ci sia una bussola che sia lungimirante e guardi così, no? Alle tante problematiche trascurate negli anni addietro, politica ambientale, politica giovanile, politica così territoriale, la macchina comunale, cioè voglio dire tante tematiche che sostanzialmente la cultura trascurate e su cui bisogna accendere un grosso campo. Per questi progetti, che cosa vogliamo fare? Allora ci vogliono competenze. Il discorso allora chiude, dicendo questo. Sono importanti anche i grandi ideali, perché senza i grandi ideali, i piccoli ideali non si possono attuare. Questo è il punto. Allora se in questo momento c'è questa febbre elettorale, ognuno è entusiasta e vorrebbe vestire d'oro il nostro territorio. E poi se non abbiamo ispirazione anche dei grandi piani, noi non possiamo attuare anche la politica così territoriale. Allora, i percorsi sono tutti e su queste linee, come io la intendo, così con la mia modesta esperienza, dobbiamo o si fa un'alleanza programmatica, o no? E io non la escludo. Non c'è visto come l'alleanza programmatica si intende, noi ci mettiamo insieme e diciamo ogni anno si fa un programma. Le persone che hanno per competenze, lungimiranze diciamo, e impegni possono attuare quei programmi, si mettono insieme e attuano. Secondo me il programma ha già dettato il popolo. E questa è una scelta politica, perché anche i partiti, se si mettessero insieme, allora si mettono insieme al PDL e PD, lo stanno facendo a lui, perché non dovrebbe avere i tempi amici, però. Non può avvenire, non può mai avvenire senza rispetto di regole, cioè la coalizione viene resa coesa soprattutto attraverso il rispetto delle regole. Allora questi partiti si mettono insieme e dicono cosa vogliono fare. Io rispetterò il PDL, se vuole fare qualche iniziativa mi inviterà. Io parteciperò al mio contributo, ma senza ostruzionismo e senza chiusure, ostracismo o altre cose. Oppure progetto politico. Progetto poi significa che dobbiamo così metterci in sintonia più tra forze omogenee. Io ho nessuno né l'uno e nell'altro, purché sia scelte politiche. Possibilità, ma è giusto, fai. No, innanzitutto vi voglio ringraziare la possibilità di avere mirate di intervenire. Noi siamo stati invitati a questa riunione da parte di noi giovani perché abbiamo dato più volte prova, secondo noi, la violenza politica ci ha portato a creare dei presupposti che sono di fatti alla base delle future alleanze che noi vogliamo fare. I presupposti fondamentali, lo stiamo dicendo da un anno, sono quelli che partono considerando la fallimentare esperienza politica che si è avuta e che sappiamo ha portato al commissariamento del Comune di Cignano, è il fatto che noi abbiamo imposto prima come gruppo di Movimento 5 Stelle, poi successivamente con un'associazione sempre politica basata su quei principi, però aperti diciamo, a possibili coalizioni accordi anche con partiti politici e altri circoli, sul fatto che vedevamo nella possibilità di rigenerare la classe politica vicinanese, perché oramai è da circa 30 anni che si sentono sempre gli stessi nomi in politica, nel bene e nel male. Siamo stati quindi invitati da regioni perché abbiamo dato prova, e secondo me anche di serietà, non vogliamo non avere a che fare con queste persone, per carità, però che comunque non ci interessano accordi di coalizioni finalizzati a vincere le elezioni, perché per carità noi faremo diciamo campagna elettorale, che siamo comunque interessati a fare campagna elettorale sicuramente per vincere, però non ci interessa coalizzarci con gruppi che rappresentano diciamo i grandi elettori. E questo quindi già sfata il fatto della pretesa di
diciamo di dare per scontato il rappresentante, il primo cittadino, perché se così fosse, allora delle due o l'una o l'altra, nel senso che se fosse così avremmo dovuto accettare quelle condizioni e quindi avremmo sfatato anche questo mito. Quindi non abbiamo accettato quelle condizioni, né queste né quell'altre che ci erano state proposte dal gruppo Unito per Ticiniano, Ticiniano Futura e PDL, perché non vedevamo, come ha detto il Presidente, una sorta di rinnovamento che non partisse dalla testa. Quindi non stiamo qui con nessuna pretesa, né di saccenza né di imposizione. Quindi secondo me la rappresentanza di un'eventuale alleanza dovrebbe necessariamente partire da un capolista che rappresenta almeno una coesione sociale e soprattutto politica, perché il contesto che andiamo ad affrontare successivamente, prossimamente, sarà un contesto comunque impregnato da difficoltà non solo finanziarie, pure perché il comune di Ticiniano si trova in un problema legato ai trasferimenti, perché è cambiato anche il sistema di valutazione dei costi della gestione politica, perché non si parla più di trasferimenti normali, ma si parla adesso di costi standard. Quindi c'è una rivalutazione anche della possibilità di trasferimenti da parte dello Stato, in quanto i costi di gestione della macchina pubblica verranno standardizzati in base ai costi anche degli altri comuni vicino a noi. Quindi bisogna anche allargare il concetto di programmazione politica anche con i comuni vicini, quindi non guardare solo al nostro comune. E soprattutto il problema è lo strumento di perequazione che lo Stato prevede nel trasferimento di questi fondi. Nel senso che se non vengono rispettati questi costi standard, i soggetti, cioè i comuni che verranno poi non rispettare questi vincoli, avranno dei problemi anche nella ripartizione in base al fondo di perequazione che è stato creato. Il discorso nostro che vogliamo portare ad oggi qua è legato soprattutto all'alleanza che è stata già sancita in parte e spero che verrà formalizzata anche domani, con il gruppo di noi giovani, alleanza fondata sul rispetto reciproco, sulla non imposizione della candidatura a sindaco, che secondo me è l'elemento fondamentale, permeante per un'alleanza forte, però messa in discussione. Quello che chiediamo oggi è che chi è soggetto a un procedimento di incandidabilità non è che non può essere candidato, perché l'avvocato ha ragione, è un procedimento civile che potrebbe andare in corte d'appello, in Cassazione, ma non è mai possibile. Noi stiamo da un anno e stiamo dicendo aspettiamo la sentenza del TAR, vabbè, aspettiamo la sentenza del Consiglio di Stato, vabbè, o aspettiamo la sentenza in candidatura, cioè non è mai possibile che non si riesce a trovare un gruppo omogeneo di persone che dicono ho deciso, come hanno fatto, ritengo con responsabilità, Giuseppe Barbato, D'Angelo, hanno detto guarda, a prescindere da quella sentenza noi riteniamo di voler contribuire con responsabilità alla crescita politica appoggiando un giovane, appoggiando una persona che ritengono comunque valida. Cioè, se non partiamo da questi principi, da queste situazioni, rischiamo sempre di trovare comunque dei valenti. Poi il fatto della candidabilità, a poco a personalmente, cioè non mi interessa se la persona è candidabile o meno, cioè non c'è bisogno di un giudice sammaritano per giudicare se una persona ha sbagliato o meno. Io lo faccio in relazione ai principi. Sì, ma pure perché si ha anche la persona su questo che lo so, ma pure perché il paradosso che risultano incandidabili anche in quella sentenza anche persone che negli ultimi 5 anni, cioè nel mandato che parte dal 2006 al 2010, non erano nemmeno addirittura candidati, perché non c'era rinunciato. Sì, però nelle premesse metodologiche della relazione prefettizia riguardo alla commissione di accesso si prende in considerazione un periodo storico che va dal 2001 al 2010. Ora mi chiedo, se loro hanno ritenuto incandidabile, stanno in pendenza di giudizio di incandidabilità queste persone che hanno fatto parte di un consiglio comunale che va dal 2001 al 2006,
che pure se viene ritenuto candidabile adesso, può essere ritenuto incandidabile nella legislazione dopo, perché chi mi dice che gli atti che sono stati poi presi in considerazione dal 2006 al 2010 non sono, diciamo, inficianti di un eventuale insediamento di una commissione di accesso e quindi di un eventuale scioglimento per infiltrazione oppure per mala gestione? Cioè queste persone qua che risultano incandidabili, cioè devono prendere una decisione di responsabilità che già hanno preso altre persone, che ritengo comunque coerente pure con diciamo, lo spirito diciamo personale che hanno. Però tu devi anche capire che sei più soggettivo di una persona. Sì, ma l'interesse legittimo... La professionalità, allora, a prescindere dalla candidabilità. Allora, il diritto soggettivo passa sempre in secondo piano quando c'è un interesse legittimo. C'è un interesse legittimo da parte della pubblica amministrazione di Roma, tu hai governato malamente. Il filtro deve essere il gruppo e il partito che deve essere giudizio. Io come chiedo io. La candidabilità o meno. Cioè, se è candidato o candidato, mi chiedo io. Politiche del gruppo, la fede politica fa delle valutazioni e di seguire la persona eticamente. Poi il 29, a mezzogiorno, sarà una finalista. Noi di fatti dei nomi, nel bene e nel male, li abbiamo messi sulla carta già da un anno. Chi è stato, diciamo, forse tra virgolette potrebbe dire sprovveduto, addirittura è stato candidato pure come capolista. Noi stiamo oggi qua dicendo, questa saccenza di indicare un capolista, noi non l'abbiamo mai avuta. Noi abbiamo, e forse io mi sono esposto un po' di più, e loro hanno, il mio gruppo che io stimo, hanno visto in me forse una figura che può essere di rappresentanza del gruppo, ma stiamo parlando del nostro gruppo. Noi allo stato attuale non sappiamo nel PD chi è un eventuale partner o diciamo quello che deve essere sponsorizzato per valutare questa cosa. Dalla parte del medico Moretti l'abbiamo capito, ma forse tra le righe. Però comunque si è capito che era improntato su quel discorso di portare il medico dottore Andrea Moretti come capolista, che comunque se c'è data una valutazione, però abbiamo messo un paletto che secondo me portasse pure che si supera anche questo. Ma il discorso è questo qua, da parte vostra, noi ci stiamo riunendo, ma cioè, qual è la volontà? Vogliamo parlare di programma? Noi il programma nostro abbiamo messo a febbraio del 2010. Sono proposte di programma. No, proposte di programma. Quindi proposte di programma le abbiamo messe. È il momento, no, di parlare anche di persone, cioè ci manca riuscire a individuare dalla persona. Riteniamo se quello della persona vostra, una persona che ci possa rappresentare, perfetto. Riteniamo una persona di vice diretto, una persona che ci possa perfetto. Nella persona di Andrea Moretti, però mettiamoci, cioè partiamo per la prima volta nell'individuare la persona e poi creare una squadra intorno a questa persona, perché se non facciamo così stiamo sempre che non riusciamo mai a capire ma come funziona e risultiamo comunque spezzati. Certo, devo mettere lui di valore che giustamente c'è, non c'è nemmeno il tempo di discutere l'aspetto un po' così e poi giusto è quella finezza siamo un po' così, cioè dire, non ha tutti i torti su questo. Mancano pochi giorni, il primo rocco sono proprio si è affrontato, è possibile si deve affrontare sempre gli ultimi 2-3 giorni, o gli ultimi 2-3 ore, un fare. Si può affrontare pure in un termine poi un po' più accettabile. Si pensava però che si dovesse votare primavera scorsa. E c'è per la percorsa, come parla il mappa. Perché si interrompe quella febbre elettorale che si è ricreata? Cioè anche qua per esempio no, ci dobbiamo interrogare e allora io sono preoccupato che dopo questa stessa. Cioè che sta fase si chiude il sipario allora poi cioè l'apertura della campagna elettorale è venuta anche in un momento così all'improvviso poi trovato a questo dobbiamo recuperare un po' e recuperare questi come sia si sapeva o non si sapeva e lui dice che all'improvviso sono allora noi siamo qua oggi ne abbiamo 15 vogliamo poi il ritardo così. Comunque così stanno i giorni di lavoro puro di voi, si vanno pochi giorni.
vogliamo andare oltre o ci dobbiamo fermare a queste. Ormai diciamo fatto la sua vita e dice la storia che ha avuto, che ha avuto, si può dire di meraviglia. E chi ha fatto la sua vita? Giustamente io darei la parola a qualcuno di libero, insomma, che certo. Fa la prova su, una persona di Cinecchi, una persona di Roma. Innanzitutto buonasera, io vi presento per la questione di educazione. Qualcuno mi conosce, diciamo, in diretta, per la presentante del ciclo socioculturale. Che da qualche anno a questa parte è in sovraluzio con Libera su tematiche e problematiche quando riguarda la politica amministrativa del nostro paese. Personalmente ho fatto l'amministratore durante lo scorso mandato, sia per quanto riguarda la maggioranza per un periodo che fa poco più. Anni, successivamente siamo passati all'opposizione per avvenuti contatti all'interno dove non ci vedevano d'accordo con alcune decisioni che secondo noi vedevano e caratterizzavano in modo impressionante, in modo permanente e in modo decisivo davano una caratterizzazione diversa. Ma questa è storia che tutti quanti conosciamo. Ringrazio l'Associazione dei Giovani che ci dà la possibilità questa sera di riunire ed è, mi pare, di capire se non, non essere in errore, forse un fatto storico, che i giovani si mettono a capo di un'iniziativa e cercano di tirare e di far, come dire, di tirare il bandolo di questa matassa che ha quasi ingarbigliata. È una matassa ingarbigliata che viene da un fracello più politico che amministrativo, perché almeno a quello che a mio modo di vedere dico, l'accaduto di tutto questo è la conseguenza prima di un fallimento politico e poi di un fallimento. Perché è fallita un'amministrazione dove non c'è mai stata politica, dove non è mai stato permesso il dialogo, dove è stato soffocato sempre sul nascere qualsiasi tipo di iniziativa, sia politica che sociale. Il risultato è quello che abbiamo visto. Non sono tanto d'accordo con Gianluca quando dice che gli altri non hanno fatto niente e loro sono nati con qualcosa. Noi, anche durante questo periodo di commissariamento, ci siamo permessi di contraddire, di contrapporsi a qualche iniziativa, a qualche non iniziativa presentata o fatta dai commissari prefettizi. Ci siamo ribellati nello stato di abbandono con cui hanno portato il nostro paese i commissari, i quali sappiamo che non ci hanno dato poi molto, oltre a trasparsarci, come tutti quanti sanno che i commissari fanno, hanno, diciamo, portato un po' all'abbandono per il nostro paese, cominciando dalla villa comunale che noi abbiamo sempre avuto come fiore all'occhiello da diversi anni a questa parte, mentre i primi anni di questo percorso di villa comunale era un po', diciamo, il vanto nostro del paese che tutti ci invidiamo. Il discorso che faceva il presidente, quello di noi giovani, bene, bisogna creare un tavolo di riunione, però io dico che il tavolo di riunione dove i giovani hanno diritto di partecipare completamente, perché sono ed è vero che nel rinnovamento bisogna avere una partecipazione attiva da parte di chi deve andare ad amministrare, soprattutto una componente maggiore di giovani nell'amministrazione, che sono quelli che recepiscono di più e capiscono di più i problemi, proprio alle istanze che vengono portate ai giovani. È difficile andare ad amministrare, forse qualcuno lo si è dimenticato di qual è la vita amministrativa. No, noi ne abbiamo passato un po', dire. Sappiamo che è veramente difficile andare ad amministrare, soprattutto, come diceva il Gianluca, dopo un periodo di commissariamento e con le strette, le ristrettezze sia economiche che per quanto riguarda le risorse che ci fanno passare. Però mi pare che stasera ci siamo fermati, dopo tutti, e
ci siamo sostituiti o si è tentato di sostituirci a una magistratura. Noi non siamo dei giudici. Ci interessa poco la candidatura, la non candidatura. Non è emesso, secondo me, oggi, al di là che stanno scritte nei programmi, che i programmi sono belli perché sono belle le intenzioni, però avremmo dovuto, secondo me, parlare di un problema che ci ha afflitto e ci affligge ancora oggi e ci ha afflitto tutta l'estate, quello della puzza, che è veramente stata una cosa madonnata. Allora dico, si ha intenzione chi va ad amministrare di risolvere il problema, ha intenzione chi va ad amministrare di mettersi in prima linea e di non aver paura della camorra, ha intenzione chi va ad amministrare di regolamentare la zona industriale. Allora sono questi i problemi, perché se prima noi, poi voi che siete giovani, che ci dovreste in un certo senso spingere ed avere un motivo in più per cercare di risolvere questo problema, non dobbiamo avere paura di affrontarlo, non dobbiamo avere paura di pronunciarlo, perché è quel condizionamento per cui si è sciolta l'amministrazione. E quel condizionamento ha creato queste condizioni di sfacelo che teniamo sia nella nostra zona, che sappiamo, ci è stato detto, lo viviamo continuamente. Qualcuno l'ha subito nella propria famiglia, la famosa malattia. La nostra zona è caratterizzata dall'alto indice di tumore, non ci viene dall'aria, cioè non ci viene data da un'entità marziana, no, è stata creata soprattutto dall'incuria che abbiamo avuto nel territorio. Subiamo i roghi che si fanno continuamente, dove ci avvelenano l'aria, ci avvelenano l'acqua. Allora dico, più di parlare di incandidabilità dei vecchi, dei nuovi, dico, parliamo di come poter affrontare questo problema. E questa è una cosa migliore. Affrontare con me è... Oltre a questo poi, per l'amministrare, le future buone intenzioni ce l'hanno tutti. Anche il Cignano manca ancora tante cose, ci manca un forum, ci manca un cinema, ci manca un... So che avete creato, ha fatto l'iniziativa di un torneo di progetto, sono state costretti ad andare fuori, no, cosa che non sarebbe dovuto succedere, anche perché all'interno del nostro paese abbiamo le strutture sportive che sono anche regolamentate da una convenzione, da un regolamento, mi pare, dove le associazioni sportive loro sono agevolate nei costi. No, sono agevolate nelle iniziative, insomma, hanno una precedenza rispetto a un qualsiasi altro cittadino privato. Quindi questo sappiamo tutti quanti, diciamo. Però ci sono dei problemi che ci affliggono maggiormente, che la gente veramente è sull'orlo di una crisi di nervi. Durante il periodo dell'estate è stato tremendo. Forse si avverte di meno perché nell'aria c'è una cosa di lavoro. Si faccia carico di questi problemi e cerchi di risolvere, mettendosi in prima persona, perché è facile fare delle ordinanze, no? Ma è difficile farle rispettare. Passaggio, qui ci sento un passaggio, e dipende se si tratta di candidabilità, esiste un detto che dice noi viviamo in mezzo non perché gli altri non si sentono, noi viviamo in mezzo non perché gli altri non si ma perché in affitto ai nostri figli. Cioè, allora io dico, prima che i nostri figli ci vanno a guardare in giro di Stato, noi che abbiamo anche a letto in giro, prendiamoci un punto perché la passaggio va dicendo perché il mondo di è importante, no? Poi c'è chi non ha possibilità, potrebbe, perché vedo sempre
io lo riconosco in modo valente, da un mi sono tornato, ho sentito questa parola, aspettiamo la sentenza. Ma cioè, non ci sono altri elementi, allora il fatto che noi giovani, che tanti giovani ci sono tornati, ci stanno da quasi un motore sfratto. Allora vediamo. Un motore sfratto sotto di culo, sotto qua. 10 anni. Mi permette di dire tranquillamente, in modo preciso, se oggi l'elenco delle morti vicinali, che purtroppo, per un giudizio per campo, per azione, sono dovute senz'altro a 40 anni di politica fatta male. La prima cosa che deve fare in assoluto, e mi dice a posizione netta, dice fare, stop. Parla con il suo legale, parla con il legale del comune, se c'è stata impossibilità, una minima possibilità, dice, la regia, la rete, e ce l'ha mandato a dice, tenai, a cercare di lì, dico, ma fa un'altra cosa, non c'è un po' di chiave su questo qua, passaggio, va bene, io sto in una posizione poco scomoda. Dicevo, io ho detto lì per il presidente ha un impegno lì in facoltà, ha già parlato pure con l'altro esponente, eccetera. Non è che voglio dire chissà che, stiamo facendo un poco, ognuno fa un po' di vetrina della propria associazione partita, eccetera, un po' di, ognuno sponsorizza un po', ma anche bene. Però io personalmente, non parlo neanche a nome libri, ma noi prendiamo atto che c'è stato questo matrimonio tra noi giovani e vicini al movimento. Ho letto che questo incontro era teso a tentare ancora, cioè come ultima spiaggia, il discorso del rinnovo. Sappiamo tutti quali sono le regole, i paletti, eccetera. Ma chi dico, scusate, che vogliamo fare? Andiamo a fare. Però quando eravamo tutto il discorso di candidatura, cioè mi dispiace, ma non andiamo a nascere. Sta bene. Presentiamo il progetto, se c'è il comune, se non c'è il comune. Andrea, scusami, allora dico, voi avete noi di Libera e anche i nostri alleati, che ha già detto Gino, non voglio ripetere, siamo, pensiamo di poter entrare in un certo senso in un discorso del genere, quindi andiamo oltre. No. Però, no, ma noi l'idea di oggi è andata proprio per partire un progetto, il progetto è basato sui giovani e sul futuro, l'ho detto prima, poi il resto se i programmi, se vogliamo dare i programmi alle associazioni, alla fine sono molto simili. Io non ho letto bene tutti, io penso che le idee come se senza in due stanze sono le stesse. Quindi il problema principale secondo me, e l'ho detto anche prima, sono le unità personali, di qualcuno, e quindi oppure i troppi paletti messi da qualcun altro. L'intento di stasera è quello di farne cadere qualcuno, è quello di abbattere e resettare tutto, perché vediamo comunque, cioè io se sento in questa stanza, vedete qualcuno che non ha mai sentito nessuno, ci cioè stanza tutti quanti insieme, perché tutti quanti hanno la stessa cosa, combattere la punta comune, andare a fuori del territorio, una politica che sta avvicinare, le iniziative giovanili, tutto queste cose sono tutte ottime cose. Ora quello che noi vogliamo fare, secondo me è importante, quello secondo me una volta che abbiamo fatto gruppo noi, dice il movimento, penso che da quando siamo uniti, cioè nel senso questa unione di idee e quindi e di contenuti sono arrivati anche altri giovani,
che prima magari non si vogliono esporre, oppure magari sono solo conosciuti da altri gruppi. E questo per noi penso che sia importante, perché si è trovato una svolta. Ora noi ci siamo compattati noi giovani tutti, diciamo. E ora penso che programmeremo degli incontri con tutte le forze politiche, andando a parlare con tutti. Io penso che se in tutte le sedi opportune si rifarà, io penso che stasera non si può arrivare a un accordo stasera, perché io penso che ogni singolo partito ha un qualcosa che deve dire, che non penso che lo può dire così, perché comunque si deve tornare alla Brasile, portare quello che abbiamo detto e iniziare un nuovo discorso. Quindi quello che si può fare secondo me è fissare una serie di incontri ripetuti e dopo una settimana rivederci. Quelle persone che comunque vengono da una settimana conoscono bene le idee che noi riportiamo. Quindi nel momento in cui ci rivediamo in piazza. Scusa, pure lunedì. Lunedì per noi posso fare una proposta? Io dico, quello che volete fare voi, è chiaro, che pare che il sindaco, con le altre forze che sono presenti, devono semplicemente dire se sono interessati o no. Bravo, sì. Noi pure loro. Circolo circolare, concedere le parole e quelle. Iniziare nel giusto modo. Stasera
norma, molta allegria, molta positività, che per la prima volta ci stanno tanti giorni raccolti in una stanza che discutono e vorrebbero disegnare e di voi. Questo è un fatto che è in assoluto un fatto positivo, perché chiaramente la mancanza dell'interesse giovanile in politica e nei problemi originali è stata tale per tanto tempo. Adesso si è mosso qualcosa e questo è un fatto fondamentale, positivo. Aggiungo che in mezzo a noi c'è anche una ragazza e che ringrazio personalmente, questa è ancora una nota in più e che sia di auspicio, perché anche le ragazze di Lucignano, ci sono tante bravissime preparate, si interessino di politica e dei problemi. Questo sia, credo, un auspicio, e c'è proprio un plauso, personalmente un plauso alla signoria che si dà lì, perché è veramente una cosa positiva. La seconda cosa che mi rimarcare, che ritengo fondamentale per la politica e anche per l'amministrazione, è il compromesso. Siamo seduti qui, tante forze, no? Tra sociali, c'è anche il PD, c'è forse tante idee politiche, perché voi che anche stare nei circoli, non è detto che non abbia, sicuramente ha un'identità politica che per ora la tiene per sé, ma poi l'auguro che domani anche si rientri nei partiti. Ma il confronto, la partecipazione è il motivo trainante della politica e dell'amministrazione, quindi altro fatto positivo. Una nota un po' così, che faccio mia, la propongo un po' a tutti quanti. Si è perso tempo, nel senso che mi rilascio un po' al discorso che diceva Renato e Silvio. Si è perso tempo perché la piazza, la politica, in questo tempo, in questi anni, si è caratterizzata fondamentalmente tra problemi giudiziari, incandidabilità, i buoni e i cattivi, e si è trascurato, ai noi, i problemi di Lucignano. Prima Gino accennava, ma ce ne stanno tanti altri, ci sarebbe da discutere, però sono i problemi che devono fare da filo conduttore. Da filo conduttore da cerniera, da volante, a chi vuole cimentarsi su questa cosa. È inutile parlare qui. Io sono uno che non è incandidabile, una richiesta di incandidabilità perché c'è una legge, incandidabilità è una richiesta che si deve fare. Per evitare che questa roba, è una sensibilità personale che ho ricevuto, la mia e quella di Lancio, che ho avuto e che ho reso pubblico, per evitare che la vicenda politica si arrovellasse intorno a questo è buono e quello no, questo è candidabile e quello no, questo si candida e quello no, ho detto no, a prescindere dal giudice, quello che decideranno, io decido di mio di non candidare. Ma non è una regola, non ho voluto dettare una regola, facciamo là lucidamente, è una sensibilità che ho avuto, che abbiamo avuto e che abbiamo reso pubblico. Per cercare di spostare con forza l'obiettivo, l'interesse sulla politica e sui problemi e non su chi può, che può essere candidato, chi non può essere candidato, chi è buono e chi è cattivo. Giovane è un problema, è un problema strettamente, una prerogativa strettamente anagrafica. Nuovo è un aggettivo, in politica ci vogliono le idee, la passione, la professionalità, l'impegno, queste sono le cose che debbono animare chi sta quasi tutto questa strada. Non voglio andare oltre perché mi dilungo troppo. E al giovane come categorie e come argomento arcano. Una cosa che sono appunto libero cittadino, non rappresento Arcadi in questo momento, perché Arcadia, come ho ben detto, abbiamo ben è fuori, cioè se oggi è quindi io parlo come Barbato Francesco Paolo, parlo come semplice cittadino. Vorrei riprendere innanzitutto il discorso che Antico ha fatto all'inizio, quando ha parlato di Lucignano in movimento come quella parte che si è strippata dal 95.
in realtà non è così, ma il Movimento 5 Stelle si è staccato da un apparato. In secondo luogo, volevo riprendere un altro discorso che ha parlato di principi avvicinati al Movimento come una sorta di continuismo del Movimento 5 Stelle, e anche ci tengo a precisare che non è così, perché i principi o si, come posso dire, o si applicano o non si applicano. Dal momento in cui non si applicano, non parliamo del Movimento 5 Stelle. Si tratta solo di profanare, quindi infatti dobbiamo avvicinare. Beh, io che posso dire? Posso dire che è una bella cosa quello che sta nascendo. Vedo che sono tanti giovani impegnati, mi fa piacere, ma non posso dire che si tratta di un vero e proprio rinnovamento. Posso dire che si tratta di una semplice novità, che dal mio punto di vista fa piacere. Se le cose si svolgeranno bene, quello che posso dire di voi, e vi posso dare il mio personale voto. Ma cioè, secondo me non è per qualcosa, questi pensi che sono quasi il vero rinnovamento. Io sinceramente, io 6 anni fa, sono piccolo ora, ero piccolissimo 6 anni fa, ma non mi ricordo cose del genere. C'è cioè, il fatto che si è confrontato, una cosa del genere, io penso che stia cambiando qualcosa. Che poi in questa stanza magari ci sono persone che stavano nell'amministrazione, stavano vicino, persone che stavano contro, persone che non c'erano proprio. Tutto è possibile che hanno cambiato idea, se non hanno fatto tesoro del loro errore vanno avanti. Cioè, quindi noi dobbiamo dare fiducia a tutti. Se non diamo fiducia a un altro non possiamo andare avanti. No, dico questo qua, voglio lasciare un altro discorso. A me alcune persone in questi giorni stanno dicendo i ragazzi hanno il movimento, hanno intenzione di fare, a chi dicono una cosa a media fanno altri. Io personalmente ho parlato con loro, mi sono seduto a tavola. No, faccio no, questa qua è una cosa, non c'entra molto discorso, questa c'è una cosa quel fatto della fiducia che ci abbiamo là. Io prima di 5 giorni fa con loro non avevo un rapporto di buongiorno e buonasera. E io personalmente la nostra posizione era una posizione come c'è, neutrale verso tutto. Ho visto che loro veramente con una serie di cittadini in piazza, realmente la voglia che deve cambiare qualcosa, la grinta, cioè che vedono che qualcosa non andava e volevano tutto per cambiare. Allora ho detto in questa spinta in più era per la denuncia. Facciamo riunione tutti quanti i giorni, esponiamoci e vediamo cosa può cambiare. E generalmente secondo me qualcosa è già cambiato. Poi tutti, vabbè, sì, tutto quello che dici tu è giusto, però io penso che il vero rinnovamento vada costruito tassello per tassello e giorno per giorno. Io quello che vedo qui è che sono soltanto tanto nuove persone che dimostrano magari altre facce, un altro numero, altri punti, ma io penso personalmente che non c'è bisogno di presentare una faccia nuova e dei nuovi numeri per aver dato un esempio di aver fatto il voto. Soltanto questo. Scusate, il segreto si sta molto ben presentando, non lo so come si chiamano questi qua che i girati sfondati. Gruppo indipendente. No, noi dall'inizio abbiamo promosso questa iniziativa magari insieme a loro, diciamo, quindi proprio dall'inizio c'è stata questa intesa, perché più o meno con diciamo, il movimento già ci conoscevamo, la stessa cosa con Andrea, quindi come diceva lui è nato stesso in piazza facendo questi incontri, diciamo ufficiali, diciamo una semplice chiacchiera, è nata l'intesa. Quindi per me già era scontata, non c'era bisogno nemmeno di un incontro precedente e nemmeno quello di stasera. Diciamo, questa era la nostra, allargare un po' il gruppo alle altre forze. Però il nostro come movimento giovanile ci sta, perché alla base c'è la legalità, la trasparenza, volti nuovi, che è importante. Diciamo, secondo me, per rispondere a te, bisogna fare una scelta. Se la scelta viene fatta, diciamo, all'interno di un'associazione, non puoi parlare più come persona personalmente, diciamo, devi parlare come gruppo. Quindi Andrea ha parlato con noi giovani, fuori comunque rappresentano i giovani, Gianluca rappresenta i vicini al movimento, io purtroppo indipendente insieme agli altri vicini che stanno fuori, però comunque sia dentro che fuori manteniamo sempre lo stesso. Cosa? Anche purtroppo.
purtroppo cosa? No, indipendenti perché loro non devono essere indipendenti, diciamo, si un po'. Punto di rammarico per qualcosa. No, indipendenti non ci mancherebbe altro, indipendenti i responsabili. Però devo dire Paolo che giustamente non rappresento Arcadia, però io ci dico addio, mi devo in base al nome. Non vedo, non scusi a te, perché non ho capito bene, non vedo in questo momento quello che io penso che sia il nome. Vedo delle novità che fino adesso non ho visto e do la mia piena disponibilità personale anche a voi. La persona che dice questo, mi fa capire che lui ha una visione diversa del nome, che forse ed è giusto, però penso ce l'ho anche io, visto che non ci sono i tempi, non ci sono i luoghi, non ci sono i modi per affrontare un certo discorso di questo genere, si fa, come si dice, e non dare adito al popolo che soffrirà ancora di più le politiche antiche, meglio, è meglio questo, come si dire, anche accontentare, è meglio questo, chissà che ci sognerò. Io ho capito il discorso, allora, purtroppo ci sono tante, comunque in un gruppo, diciamo, non tutte le decisioni possono essere condivise dal gruppo, però alla fine la conclusione deve essere unica. Quindi io questo dicevo, rispondendo a lui, se all'interno di un gruppo si vada a una conclusione, bisogna essere sia all'interno che all'esterno portare sempre lo stesso spirito e sempre lo stesso obiettivo. Non noi essere un gruppo a piacere, diciamo, quando vogliamo essere un gruppo parliamo di gruppo, quando vogliamo essere persone normali, semplici cittadini, siamo semplici cittadini, in qualità no, perché altrimenti poi sembra all'interno di girare, diciamo, questo il gruppo indipendente, diciamo, con il gruppo di Uniti per Vicignano che faceva parte dell'alleanza con PDL e Vicino Futura, noi attualmente ci siamo staccati solo dal gruppo di Vicino Futura, nel senso che Uniti per Vicignano per noi sono stati sempre coerenti e hanno mantenuto gli accordi che c'erano nell'alleanza. Quindi non mi sento di criticare ragazzi, allora altrimenti si prendono le cose, non mi sento per portare questo piano, cioè qui si è tre gruppi, voi vuole fare la sintesi su tutto questo? No, dico no. Pietro, ragazzi, silenzio un attimo, Pietro, se non le ammazza. Vai Andrea, allora no, ma veramente, tutti quanti hanno qualcosa di interessante, però andiamo avanti, qui siete dei gruppi di giovani, l'interesse verso un'altra forza che può portare un contributo anche sia di politico, partecipativo e soprattutto elettorale. È tesa che cosa? A formare una lista vincente per combattere chi? Perché se ci uniamo tutte le forze giovani, perché non riusciamo a fare due liste. Quindi se riusciamo in questo viaggio, che non lo vedo impossibile, alla luce degli avvenimenti, ci arriviamo anche i minuti. Certo. Cioè, che stiamo presi, però quando parlo. Sì, vanno su me, sì. Posso dissentire un po' che non riesco a parlare
non rispetto la mia opinione, allora per il momento io vedo che il momento in questo senso, come dicevo parlato prima, mai si è vista la legge. Mi rivolgo alla legame perché in modo chi sta di là contro la legge, ma in modo di chi è, sta di là. Allora, questa condizione si è cambiata. Smettiamo di fare la classica e ipocrita, secondo il quale c'è sempre politica, di stare giù al camminato di andare in 500 versioni. Questa qua è trasparenza. Esatto. I giovani sono qua, stanno immergendosi in un mondo nuovo che è la politica, difficilissima come chi già ha operato queste funzioni che stanno qua. Lo sappiamo, dovete saperlo, e dire sempre una politica. Noi andremo probabilmente in una situazione molto più critica, perché addirittura ci vediamo questo contratto regionale a quanto di questo, cioè quei soldi non ci stanno da nessuna parte, in Italia, le regioni cominciano a dire mai come. Quindi i giovani si avviano la politica, avranno un numero davanti di insormontabile per fare riguardo la gestione del comune. Vado avanti, devo lasciare. Quindi per me al momento già è rappresentato da questa stanza. Poi se altri riusciranno a garantire un'amministrazione fatta dalla legge politica, così come il vecchio sistema era, il popolo rispettiamo quando del popolo, ovviamente di votare più volte, no? E poi più la vita, cioè non è un problema più. Lunedì possiamo. Saremo disponibili alla prossima. Poi il faccio questa notte e poi si continua ancora. Andiamo! Quindi. No. Chi ha risposto alla domanda che ho fatto? Tu parlare di giovani? Ufficialmente noi abbiamo creato un incontro con PD, questo probabilmente domenica. Questo lo dico io. Se voi avete un incontro con PD, ma a che punto vuoi con questa sera? Per la prima volta? No, qua è questa sera, si è tentato, non da me, non da noi, si è tentato il gruppo per le giovani di aprire anche agli altri gruppi che ci ascoltano, di dire ragazzi c'è la possibilità di aprire più giovani. Ovviamente in questo caso non lo vediamo con Camillo, ma stanno pensando già loro prima di dove avevano fatto il secondo versetto. Domenica. Dico, noi dobbiamo aspettare l'indicato. No, abbiamo una prospettiva di insieme. Lo stesso per dire. Ci deve pure far sapere a noi che abbiamo fatto gli incontri, deve far sapere a Moretti. Ma questo è un po' non potete vedere ogni giorno. Così con il rispetto di incerrà. Ho capito cosa è ancora no, questo è la parola. E quando ci sarà non è questo il problema. No, adesso in funzione di questo luogo le posizioni e poi facciamo. Domenica mattina noi porteremo anche le nostre eventuali candidature, quindi al PD. Se voi siete d'accordo, poi lunedì noi andremo comunque da Libera con le stesse candidature, se voi siete disposti già perché tutta la prego. Dobbiamo vedere che i tempi ci introduci si possono così. Un programma di marcia di
rientro, cioè perché ci posso dare una bella parola per comunque. No, perché se domenica, se domenica è 16, lunedì 17, ma non lo dice il presto. Ma chiude il resto, un'alleanza con una parte. Ma ci sarà, qual è il resto? Ma loro non recepite che ci fanno qualche trattativa. Un'organizzazione, ci certamente come non diremo prendere o lasciare, no, quindi sarebbe, però comunque anche poi possiamo dire prendere o lasciare, vai, perciò questo è stato comunque una serata che è stata preparata in poco tempo, quindi rispettiamo il percorso che è stato fatto. Comunque noi ci daremo un appuntamento per lunedì, quindi il PD volendo non è che dovrà venire. Sarà un percorso di sì, è chiaro che non sarà un'imposizione, verremo già con dei nomi. Spero che da parte vostra non accetta nulla, in questo momento il PD possa apparire con ritardatari e noi stiamo molto più avanti. Siccome noi siamo i più veloci del PD, facendo il numero di Rubino, dovrebbe essere voce la rossa. Non per dire di prima marciglio, va bene. Allora, noi abbiamo dato diciamo l'ok, perché ci piace questo progetto. Io dico, comunque, tenete presente che noi 10 sono andati, a parte il discorso di capolista, però sono 10 candidati. Se voi siete una bella squadra, già vi siete fusi con loro, poi con voi, ma con noi che stampo loro, c'è una cosa che si può fare. No, voglio dire una cosa completa. Apparentemente può sembrare una cosa, però io dico, i punti importanti su cui discutere, su cui avviare, anche eventuali rotture che si già sta andando, siccome ha pregato, forse lunedì vediamo prima se tutti sono d'accordo per formare la coalizione, aspettiamo anche il PD. Non è un comportamento da PD e vediamo chi ne pensa, se dentro il statuto. Ho fatto l'incontro sabato con l'Inter culturale e domenica con il Corpissimo. Scusa, ma c'è un incontro che dovete fare? No, io questo non lo posso rispondere io, perché incontro io non lo domando a chi è interessato. Cioè, il conto col PD ha un obiettivo, fare un accordo col PD o altra cosa? No, vedete se il PD libera, scusami, libera. E col circolo culturale, no, già la cosa l'abbiamo fatto, quindi col PD ci deve portare la parte già fatta. È per questo che ho detto sabato e poi domenica. Poi sabato ci proprio un'ora fa, questo è il secondo qua. Facilio ha chiamato il Marcello.
scudato, ma già ho soltanto risposto. Hai bisogno di un rimano, non so perché lui. Va, adesso devi aspettare. Lui è così. Basta. Sono 10 e l'importante è pure il capolista, però secondo me se si affronta un progetto comune e si avvedire, comunque si sa, si deve e comunque si deve confrontare sulla forza elettorale, quindi se ne si inizia una coalizione e comunque qualche forza per porta più nome di altri si va a eliminare quella persona più debole e comunque verrà rappresentata da tutto il gruppo, perché nel momento in cui si scrive un programma e si ha la fiducia nelle persone che ci rappresentano la lista e soprattutto non ci rappresentano la figura del sindaco, io penso che se una forza da 3 o 4, da 4 a 2 non pensa, cioè c'è una cosa più importante, perché ho detto che la cosa principale è che dobbiamo rimanere a casa di verità personale. Sì, bravo.